sono Nicola Angrisano di Zoo TV. Non so se... Premetto che sono Nicola Angrisano come tutti quelli di Zoo TV. Niente, vengo perché noi abbiamo sempre collaborato personalmente con molte persone del meetup e quindi spesso venite alle riunioni che stanno facendo di Assalto al Cielo. Ho pensato che invece di pigliarmi 24.000 caffè che mi rendono nervoso andandolo a recuperare tutti quanti singolarmente, sarebbe stato più furbo farmi un'unica riunione e beccarli tutti quanti, diciamo, in una botta sola. Caffè a Nicola. Allora, niente, vengo qui per parlarvi di Assalto al Cielo. Forse molti di voi eravate alla riunione del 6 marzo dove è partito questo progetto. Noi come televisione pirata abbiamo smesso di trasmettere a dicembre dello scorso anno perché si è passati al digitale terrestre. Tra sedge terrestre noi abbiamo spento il nostro canale analogico pirata e abbiamo deciso di non rimetterci a piratare il digitale, ma che era arrivato il momento di fare una nuova valutazione, un nuovo ragionamento perché si aprivano altre prospettive. Se prima del 31 dicembre per avere una televisione, diciamo, normale bisognava investire svariati miliardini per avere una frequenza, dal passaggio al digitale, per tutta una serie di considerazioni varie che non vi sto a fare perché non ci faremmo neanche, diciamo, la mezzanotte, c'è un grosso possibilità di accessibilità al segnale. Sostanzialmente tutte quelle che prima erano le vecchie televisioni adesso sono diventate per la maggior parte dei provider, così come si fa con internet. Tu paghi, fitti mensilmente una banda, un pezzo di banda e trasmetti. I costi sono abbastanza accessibili e tendenzialmente tenderanno a ridursi per tutta un'altra serie di considerazioni, ma se venite a qualche riunione un attimo più dedicata vi spiegheremo, c'è anche una documentazione in internet su questa cosa. Stringendo, abbiamo iniziato un percorso e questo percorso l'abbiamo iniziato pensando che non ci interessava per niente e pensavamo che non fosse per niente interessante una televisione fatta da Insu TV. Nel senso che riteniamo che era importante, diciamo, fare questo passaggio, ma farlo in modo che diventasse un'espressione del territorio, capire come articolare questo progetto affinché di riuscire a mettere su una piattaforma che fosse, che fosse patrimonio collettivo negli oneri e nei vantaggi, in qualche modo, di poter avere un accesso di comunicazione ampio alla piattaforma. Chiaramente, come tutte le cose, pure voi ben sapete che quando uno c'ha un progetto si deve comunque tirare il carretto, diciamo, in qualche modo iniziare a fare, mettere le prime benzine, perché la macchina da sola, soltanto con dei, diciamo, con degli enunciati, non parte mai. Voi penso che, diciamo, facendo queste cose ne avete ben presente. Abbiamo fatto una serie di riunioni, abbiamo cercato, diciamo, di sviscerare una serie di meccanismi, di capire come questa cosa poteva diventare orizzontale, poteva interessare persone che anche che non producessero video, ma che comunque le associazioni, i comitati territoriali, che comunque potessero, diciamo, entrare a far parte di questo progetto, fino ad arrivare a costruire il primo momento, diciamo, di finanziamento, che purtroppo, diciamo, in concomitanza con il vostro Woodstock avverrà il 24, 25 e 26 a Fuori Grotta. Sono tre giornate di concerti. Oh, arriva. Capita. Sono tre giornate di concerti in cui ci saranno dibattiti, perché abbiamo invitato a suonare e a parlare vari gruppi di mediattivisti europei e italiani. Qui sarà, diciamo, il sabato, i concerti sono, diciamo, veloce, la parte, diciamo, ludica, 99 posse e vari DJ il venerdì. Il sabato sono i 24 Grana, che hanno appena finito di fare il disco a Chicago e lo presentano sabato, con tutta una serie di gruppi con cui noi abbiamo sempre collaborato, ci hanno sempre fatto, diciamo, le colonne sonore per i documentari, 15 gruppi, diciamo, esordienti napoletani. Qua là, serata DJ e VJ con della gente che viene da Barcellona. Il giorno prima, con i 99 posti, suona questo gruppo parigino che sono mediattivisti. Abbiamo cercato di trovare dei partner anche musicali, gente che pagavamo, e con una botta sola pagavamo quello che ci faceva sia il concerto che poi fa sul proprio territorio anche mediattivismo, e quindi era anche utile, diciamo, nei dibattiti di quelle giornate. Così i barcellonesi che vengono a fare VJ, no, i barcellonesi vengono a fare DJ e i romani che vengono a fare VJ il sabato sono a loro volta gruppi che fanno mediattivismo nei loro territori.
E domenica mescla, che è un gruppo che fa balcanica, che poiché è il loro compleanno, invitano tutta una serie di gente, viene da vari pizzi d'Europa a suonare tutti insieme con serata di DJ finale quella. Ovviamente stiamo cercando di capire quali documentari mandare in quei giorni. Abbiamo un buon rapporto con Ascanio Celestini, che voleva vedere di presentare La Pecora Nera, però forse va in conflitto per varie ragioni con la questione business, diciamo, di mettere un film in sala a ottobre. Comunque verrà sicuramente anche Ascanio a fare perlomeno, diciamo, una charlas, si dice in spagnolo, una conferenza sulla faccenda, e sostanzialmente questo sarà il primo passo per iniziare a incamminare un po' di soldi e trasformare questo progetto da una cosa puramente parlata, perlomeno un luogo fisico, uno studio reale, e purtroppo passeremo per una, probabilmente per una web TV, cosa che noi non volevamo fare, proprio perché la TV è un'altra cosa, la web TV, diciamo, purtroppo continua a beccare una fascia della popolazione, non tutta, probabilmente sono le persone con le quali in qualche modo tu già hai una relazione, perché internet è vastissimo e chi ti conosce e chi già ti conosce in qualche modo, a meno che non c'hai miliardi per investire pubblicità sui giornali e via di seguito. Mentre la TV per noi è sempre stata una cosa che ti entra in casa, volente o nolente, diciamo, a che fare con un target con cui tu non hai mai avuto a che fare, e per noi è sempre stata, diciamo, quella la grossa scommessa, insomma, è quello il luogo dove vogliamo approdare. Però è un modo per far passare la cosa dal puramente teorico, in cui le cose si sfilacciano, a un meccanismo più pratico, in cui inizia ad avere uno studio, inizia ad avere un confronto tra le produzioni che vengono fatte, poi so che ne fate tante. Insomma, un luogo dove fare iniziare a confluire un po' tutto il materiale prodotto dal basso e iniziare a ragionare su come può essere un palinsesto televisivo di una televisione digitale, diciamo, dal basso. Quindi, diciamo, siete tutti invitati, il processo continua, molti di voi vengono già nelle nostre riunioni, chiunque altro vuole partecipare. Il 24, 25 e 26 è venuto a rompere la piazza, eh? L'abbiamo fatta a poco, la volevamo fare a Cesena, poi abbiamo pensato che era eccessivo. Ma che peccato, La fuori grotta stiamo oggi, svegliamo oggi dove stavamo, abbiamo fatto la riunione, dobbiamo sapere se c'è il cinodromo oppure la facciamo al parco Robinson, roba di 20 metri di distanza l'uno dall'altro, diciamo. Ma questa, la TV, per fare la TV digitale, quanto dice la CIPA? Allora, il nostro calcolo sono 100.000 euro l'anno, perché costa più o meno 2.000 euro mensile il fitto della banda per fare una televisione provinciale, e poi il resto sono perlomeno delle persone da sottopagare, chiaramente, però che ti tengono la televisione, diciamo, aperta, e più strumentazione, diciamo, il consumabile normale. Comunque una cifra che, voglio dire, se tu apri a un grosso ampio di bacino, hai... Già alle prime riunioni già iniziamo a fare un po' di cifre, non è per niente una cifra irraggiungibile. Se ci si ragiona non è molto difficile. Tra l'altro noi prevediamo, diciamo, questa qua diciamo è la prima iniziativa che facciamo in questo periodo, che è un po' hard perché si va sempre in conflitto con altre cose. Noi pensavamo di ricominciare poi con una nuova iniziativa di finanziamento per questa cosa verso Natale, stabilizzarsi verso Natale, che invece è un periodo in cui non avvengono cose, e quindi stabilizzare negli anni le iniziative rispetto al finanziamento del canale indipendente in quella fase dell'anno, per cui l'idea è quella di fare questa festa, se riusciamo a tirare i soldi, non piove, insomma, non succede di tutto, mettere questi soldi, iniziare a aprire una serranda da qualche parte, fare uno studio, iniziare a mettere su una web TV, costruire le relazioni, e poi con la costruzione di queste relazioni a web TV a terra si lancia la web TV a Natale e si parte invece col finanziamento vero su relazioni più ampie, più fattibili, per puntare per l'anno prossimo, diciamo, al noleggio del canale. Avete visto voi il 99 posti di canale? Sul loro profilo su Facebook è uscito che loro non avrebbero suonato a Cesena o a non Berlusconi Day perché nessuno gliel'aveva chiesto. Quindi ho pensato, se suoneranno da voi, forse perché l'avete chiesto. Ogni gruppo suona, cioè si fa le piazze i concerti per città, nel senso che potevano suonare a Napoli e poi potevano suonare anche a Cesena. L'importante è che non suoni a Napoli a settembre, perché con altra gente, perché sennò non fai piacere. Allora, il sito è www.assaltoalcielo.net, all'interno del quale c'è una paginetta, diciamo, introduttiva. Fra poco montiamo, diciamo, la paginetta di lancio dell'evento, però in realtà è una piattaforma metà tra, diciamo, una community e via di seguito per il lavoro cooperativo, per cui di lato vi potete registrare e potete profilarvi, potete partecipare al dibattito e alla costruzione, piattaforma che abbiamo fatto noi, insomma, che serve proprio.
sostanzialmente tutto online, ci vediamo, ci rivediamo per questi 3 giorni, martedì a Intramoenia alle 18:30. Grazie. Scusate per il disturbo, ma devo finire.